Buongiorno, allora, a parte la faccia che, vabbè, mamma mia, comunque, questo è un video breve, anche perché tra neanche 15 minuti devo iniziare a lavorare, per cui faccio veloce questo video. In casa non posso farlo, e vi spiego veloce il perché. Sono in macchina, infatti adesso tra poco vado a lavorare. Sono fuori in giro e sperando che adesso le persone non mi guardano male che parlo da sola. Comunque voglio aggiornarvi su Instagram, l'ho già fatto e dato che ho pensato che certi non hanno Instagram, ho detto è meglio che vi aggiorno anche qua su YouTube, dato che c'è gente che mi segue e c'è gente che ovviamente si preoccupa e dice come mai non fa più video, cosa è successo, eccetera. Spero che il cellulare non mi cade perché l'ho messo proprio sul volante, cioè non so neanche io come ho fatto. Vabbè, allora la situazione è questa. Ieri mi ha chiamato l'ospedale quando stavo lavorando e niente, mi hanno avvisato che mi hanno già fatto prenotato l'appuntamento per l'intervento. Chi ovviamente mi segue sa che io devo fare questo intervento da ormai 8 mesi per le coliche bilaterali, adesso non mi ricordo che cos'è, e devo fare questo intervento chirurgico, per cui io da giovedì 21 luglio, dalle 7 del mattino in poi praticamente, faccio il pre-ricovero, per cui starò lì, mi faranno le analisi, mi controlleranno se è peggiorato, eccetera. E vabbè, queste cose qua in poche parole. L'intervento si fa lo stesso, perché io in queste 2 o 3 settimane sto sentendo ancora dolore e mi sta facendo male abbastanza. Dico che riesco a sopportare il dolore, ma poco. E ogni tanto devo prendere la pastiglia, ma non fa niente. Per cui l'intervento si fa per forza. E vi dico già che l'intervento è praticamente il 2 di agosto. Per cui il 2 di agosto, dal 2 di agosto per una settimana, non pubblicherò video e non sarò presente. Se riesco, sarò presente su Instagram per parlare con voi in privato, eccetera. Ma per altre cose sui social, video e altre, diciamo, queste cose qui non sarò presente e riposerò per almeno una settimana, anche perché durante l'intervento sarò 2 giorni all'ospedale e in più ci vuole almeno 5 giorni che mi passa con le cicatrici, eccetera. E per cui volevo già avvisarvi su questo, che ho già deciso che per una settimana non farò video, non pubblicherò niente. Allora, i video che ho già registrato, per fortuna, sono abbastanza, per cui sono video quasi vecchi, però diciamo che ho registrato quelle 3 settimane in questo mesetto, ho già registrato qualche video, per cui se devo mettere i video per far sì che il canale non perde, diciamo, e sta fermo, qualche video ce l'ho e ve li metto, per cui sono già i video che ho già registrato, già voglio avvisare questo. Allora, scusatemi se cioè è una situazione un po' così veloce. Ovviamente adesso vedete che sono in un altro posto, che mi sono cambiata e perché questo è un altro giorno. Sono le 6 del mattino, per cui adesso io faccio veloce per dirvi le ultime cose, perché appunto devo lavorare. E prima nell'altra clip sono arrivati, diciamo, i miei colleghi. Allora, dato che non volevo fare figure di merda, ho praticamente chiuso il video. È anche nuvoloso e non si vede niente in macchina. Infatti sto aspettando la mia collega per iniziare a lavorare. Vabbè, a parte questo, questa era la notizia che volevo avvisarvi, ma volevo anche dirvi che, dato che è difficile, in poche parole, vediamo se, ecco, forse così, in poche parole, la situazione un po' grave è il fatto che il mio ragazzo ha preso il Covid. Venerdì ha preso il Covid, cioè in teoria da
credo che da lunedì che ce l'ha, in teoria, perché stava già male da ormai una settimana. Però poi il tampone l'ha fatto venerdì e è risultato positivo. Adesso lui non riesce a stare in isolamento perché giustamente io ho una mia cameretta che vivo con lui, e per cui diciamo che cioè, se io mi devo cambiare, devo fare la doccia, eccetera, io non è che posso andare in hotel, per farvi capire, per cui non posso isolarmi da lui. L'unica cosa che ho fatto è staccare il letto, perché ho letto matrimoniale che può diventare singolo, perché si può staccare dato che ha due materassi separati. E allora ho staccato il letto, l'ho messo un po' più distante, però dall'altra parte dove c'è il bagno. E poi quando c'è lui, ovviamente mi metto la mascherina, dormo con la mascherina, non sto vicino a lui e tantomeno non posso toccarlo perché giustamente per le cose fisiche è meglio evitare. E dato che io non posso prendere il Covid, allora la situazione è questa, che io de non devo rischiare di prendere il Covid per il fatto che se devo fare il pre-ricovero giovedì, questo, oggi è lunedì, tra 2 giorni devo fare il pre-ricovero e io non devo prendere il Covid, per cui questa è già un'altra situazione un po' grave. Poi, a prescindere che non posso neanche uscire di casa, perché di solito io esco sempre con lui, non esco sempre con lui, per cui cioè, poi lo sto aiutando per mangiare, per la febbre, per la tachipirina, per tutte queste cose qua, anche perché cioè, ci sono solo io, per cui lo sto aiutando io. E per cui questa è la situazione. Lui ha preso il Covid, io mi devo operare, sicuro il 100% il 2 di agosto. Allora, io sarò in pausa senza pubblicare i video questa settimana. Allora, questo video voi lo vedete martedì, per cui calcolate che da mercoledì fino alla prossima settimana, che dovrebbe essere il 30, ho deciso di non pubblicare video. Se riesco, ne metterò uno prima del 2 di agosto e vi aggiorno come sono andate le analisi. Se no, calcolate che almeno 3 settimane da questo mercoledì fino al 7 di agosto io non pubblicherò per 3 settimane niente, neanche un video. Per cui voglio già avvisare voi. Se volete aggiornamenti, eccetera, ovviamente dovete avere Instagram e dovete seguirmi lì, perché lì pubblicherò tutto, pubblicherò le foto, pubblicherò che cosa sto facendo, pubblicherò le storie, ovviamente di sicuro farò anche qualche foto, qualche ripresa all'ospedale, così almeno poi quando poi mi sentirò meglio metterò insieme le clip e vi farò vedere la situazione e anche diciamo la mia esperienza di questo intervento per aiutare anche voi se ovviamente avete anche voi questa operazione, eccetera, per cui farò un altro video a parte. E niente, questa situazione non doveva, diciamo, essere così, ma appunto, dato che il mio ragazzo ha il Covid, non posso neanche, vabbè, a parte questo video, lo faccio veloce, lo monto veloce, ma tutti gli altri video non posso neanche stare al computer a dire monto i video, eccetera, anche perché lui è lì. E ovviamente per non farmi attaccare il Covid sto cercando il possibile di non usare il computer, di non fare niente. Oggi è l'ultimo giorno, oggi in teoria lavoro solo oggi, solo stamattina, perché ovviamente non so quante volte dico ovviamente, ma io dovrei riposare almeno 3-4 giorni prima di pre-ricovero. Invece oggi mi vogliono fare lavorare. E in teoria dovrei essere a riposo per 3-4 giorni per non sforzarmi e diciamo per non causare niente anche al fisico, solo che a me fa male, ho i dolori,
E niente, devo per forza, diciamo, andare a lavoro. Per cui da martedì in poi spero che riesco a stare a casa, a riposare, perché diciamo che non mi sento neanche bene. Sto facendo anche questo video così veloce, ma non mi sento tanto bene. Per cui niente, questi sono gli aggiornamenti. Per il resto vi aggiornerò se riesco, anche perché in casa non sono da sola, è difficile registrare. Infatti lui in cameretta mia che sta male, non ne puoi riprendere intanto che lui è lì e lui sta male, sinceramente no, perché è una situazione delicata, poi lui ha qualche sintomo, per cui preferirei di no. Giù ci sono i miei, per cui anche i miei non è che stanno tanto bene, per cui diciamo che questa è un po' una situazione così, allora io faccio fatica a fare i video, per cui questo è l'unico video che riesco a fare in macchina veloce, perché anche perché tra poco arriva la mia collega, per cui adesso chiudo il video. Il video ovviamente, come ho detto, dura breve, anche se parlo troppo. Però niente, volevo aggiornarvi per tutti gli aggiornamenti e per vedere come sto, eccetera. Ovviamente lo pubblicherò su Instagram, pubblicherò tutto su Instagram. Per chi non ha Instagram, vi aggiornerò un pochettino sulla community di YouTube. Per cui se voi andate nel mio profilo e schiacciate community, ovviamente vi lascia tutti i sondaggi che ho fatto, le cose che scrivo, eccetera. Per cui se riesco, vi aggiorno lo stesso con qualche video brevi anche sul coso. Infatti, io avevo intenzione di fare un video. Per farvi capire, il canale che resterà fermo per un bel po' di settimane. Non mi era mai successa sta cosa, all'improvviso così, però vabbè, ovviamente non mi sento in grado, non ho le forze, e poi con questo che è successo, appunto del Covid, che noi siamo sempre stati attenti, eccetera. Diciamo che lui l'ha preso a Milano, quando è andato a Milano al lavoro. Doveva andare a Milano al lavoro a lavorare e l'ha preso lì. Per cui, in poche parole, è successo questo. E niente, per cui questa è una situazione un po' delicata, una situazione un po' così così. Io sono tanto agitata per tutto, sia per lui sia per l'intervento. Non sto tanto bene fisicamente. Sono queste 3-4 settimane un po' dure, per cui. Non, poi fa troppo caldo, qua ci sono almeno 40 gradi da me, fa troppo caldo, c'è troppa afa, è una situazione un po' così, per cui non me la sento proprio di fare video o tantomeno di pubblicarvi i video che ho già fatto vecchi, per cui non vi pubblico quelli vecchi, vi pubblicherò i miei vecchi, adesso vediamo, o l'ultima settimana di luglio se ci riesco. Oppure vediamo un po' se riesco a. Perché non voglio che il canale resta senza video, perché è brutto poi. Per cui probabile che forse riesco a pubblicare, diciamo, sto guardando di là per vedere se arriva qualche video, eccetera. Per cui non lo so, vediamo. E niente, questa è la situazione che volevo aggiornarvi. E sono un po' così così, tra lo stress, il nervoso, l'agitazione, cioè non sapete come mi sento. Ovviamente questa cosa del Covid io non l'ho detta su Instagram, per cui per chi mi segue su Instagram e commenta sotto le mie foto, per favore non andate a dire per il Covid, eccetera, perché certe cose appunto io le tengo private, in senso che se riesco, se posso e se voglio lo dico su YouTube e non su Instagram, perché su Instagram ci sono delle persone proprio cattive, peggio, e poi c'è gente che mi segue ma non si fa mai i cavoli propri, ma mi segue così tanto per seguirmi. E allora diciamo che mi fido di più di voi che mi seguite veramente, che cioè, mi scrivete, mi rispondete,
per cui mi fido di più di voi e allora ho deciso di dirlo qua su e non su Instagram, perché poi certe cose, diciamo che conosco anche un po' di gente su Instagram, allora per non, diciamo, dire queste cose su Instagram, dove la gente la conosco un po' di più di qua su YouTube, allora ho deciso di non dire niente, fare qualche avvertimento. Infatti ho messo qualche storia scritta dove ho scritto peggiora, eccetera, eccetera, per il fatto del Covid, ma non, ovviamente non voglio fare altre, diciamo, non voglio dire in più qualcosa in più, perché sennò poi si scopriva. Invece io l'ho detto a qualcuno in privato, alle persone che mi seguono veramente e che mi scrivono quasi tutti i giorni, mi hanno chiesto cosa è successo e io l'ho detto in privato a loro, per cui quelle persone sanno già ovviamente che il mio ragazzo c'è il Covid e basta, solo questo. Poi tutte le altre cose non ho detto niente su Instagram e vi ho solo avvisato qua per appunto perché ho il canale. E giustamente per chi mi segue veramente, guarda tutti i miei video e mi scrive sempre sotto nei commenti, allora cioè, voglio avvisare, perché se io sono assente per 3 settimane, dopo ovviamente la persona dice: cavolo, cos'è successo? E allora, dato che nessuno, quasi nessuno di voi ha Instagram, ho detto quasi quasi faccio questo video così vi aggiorno. E niente, queste sono le situazioni, per cui niente. Io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video.